Pronto? Ti pensavo. Perché mi hai chiamato? A che ora passo a prenderti stasera? Senti, non mi sembra una buona idea vederci. Per favore, ci sono delle cose che voglio dirti di persona. Poi giuro, non ti assillerò più. Domani mi devo svegliare presto. Di domenica? E che devi fare? Dai, me l'avevi promesso. Ok, però alle 10 devo stare a casa. Va bene, a stasera. Insomma, avevi tante cose da dirmi. Ora non parli. Stavo pensando a un posto dove andare. Guarda, per me possiamo anche restare in macchina, tanto tra poco devo tornare a casa. Se l'atteggiamento è questo, posso riportarti anche subito, Sara. Quale atteggiamento? Sono le 9:15, era una constatazione. Dopo tutto quello che ho fatto per te, è così che mi ripaghi. Ma che cazzo dici, ma stai fuori? Poi chissà che avrei da fare di così importante a casa alle 10 di sabato sera. Sicuramente non devo venirlo a dire a te. Senti, basta, riportami a casa, va. Adesso sono il tassista che deve riportare Cenerentola a casa, io. Guarda che sono qui perché me l'hai chiesto te. Sei contento? Adesso arriverai molto prima delle 10 a casa. La realtà è che non volevi starmi a sentire. Guarda che stai facendo tutto da solo. Sono io che ti ho chiesto che cosa volevi dopo che sei stato 10 minuti zitto. Che cos'altro vuoi? Io voglio solo stare con te. Sei stata troppo avventata. Possiamo ricominciare da dove abbiamo lasciato. Lo sapevo. Ma perché sei sempre così ostile? Perché tu non mi ascolti. Tu non vuoi ascoltare nessuno al di fuori di te. È finita, devi fartene una ragione, chiaro? Io non voglio più stare con te perché quando stiamo insieme io sto male. Senti, ora mi riporti a casa, non mi cerchi più, non mi chiami più, in nessun modo. Farà più bene a te che a me. Se scendi da questa macchina per me sei morta. Troia di merda, cazzo! A un altro te la faccio pagare, Sara. Te la sei cercata, te la sei. Troia di merda, te la sei cercata. Te la sei cercata. Ciao, Yaya! Come stai? Cosa? Ma dove? Sì, mandamelo subito. Ma che cazzo? No. No, 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 no. Pronto? Ma che cazzo hai fatto, figlio di puttana? Hai visto? Vieni bene in camera, eh? Togli quel video, pezzo di merda! Che c'è? Non ti piace più? Eppure quando stavamo insieme ti era piaciuto tanto farlo e rivederlo. Io l'ho fatto per te, eh? Così lo potrai rivedere ogni volta che vorrai. Non puoi neanche immaginare quanta gente... Toglielo, ma perché mi fai questo? Te la sei cercata. Così impari. Toglielo, io ti denuncio, hai capito? Sei finito. No, tu sei finita. A me basta sapere questo. Se l'è cercata, se non vuoi che vadano in giro, certi video non li fai proprio. Non c'entra nulla con quello che è successo, però ora non posso rinnovarti il contratto. Gli
Gli uomini sono solo dei coglioni. Come si può fare una cosa del genere? Con che coraggio? Che troia! L'hanno fatto per avere visibilità, tutti e due. Dai, Sara, siamo con te. Che futuro potrà avere dopo una cosa così? È una ragazza forte. Tanto non si uccide. Solo nei film Sara muore sempre.